Un grande omaggio alla città eterna a 180 anni di distanza dalla nascita ufficiale della fotografia. Circa 320 scatti conservati nell'archivio fotografico di Palazzo Braschi costituiscono la mostra intitolata Roma nella Camera Oscura, visitabile fino al 22 settembre e allestita proprio al Museo di Roma. Curata da Flavia Pesce e Simonetta Tozzi, l'esposizione muove dagli esordi della fotografia in città con artisti attivi già a ridosso dell'invenzione della nuova tecnica, finendo per attraversare quelle epoche nel corso delle quali mutò in modo radicale il volto della capitale d'Italia. Se da una parte c'è la possibilità per i visitatori di comprendere l'evoluzione graduale delle tecniche fotografiche, dall'altra la mostra punta proprio a mettere in evidenza la mutazione progressiva e rapida di Roma. Tutto ciò avviene tramite un percorso scandito da 9 sezioni dedicate a diverse tematiche. Si va dai particolari ritratti della Basilica di San Pietro, ritenuta il centro della cristianità, agli scatti che vanno ad immortalare il Tevere, così come le fontane monumentali. Curiosi anche il focus sui piani regolatori di fine 800 e quello ribattezzato Ritratti, allestito nelle sale alla pian terreno del museo. È una mostra quindi fatta tutta con risorse interne, proprio al fine di valorizzare le collezioni di Roma Capitale, della sovrintendenza e dell'archivio storico. Un archivio immenso, e se potete immaginare come è stato difficile fare una selezione, per cui le mostre sono tantissime, le opere sono tantissime, sono quasi 330 opere in mostra, e abbiamo dovuto fare una selezione molto drastica. L'archivio fotografico dal quale sono state prelevate le immagini esposte conserva materiale che parte addirittura dal 1845. Oltre alla presenza di 30.000 positivi, vanno ricordati circa 50.000 negativi su lastra, sali d'argento e su pellicola piana.